ragazzi, ben ritrovati, bentornati. E se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi, ragazzi, parleremo rapidamente di Fikayo Tomori. Vediamo come sta, quali sono le possibilità e probabilità che recuperi per sabato. Prima però di cominciare, ragazzi, gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche di quando escono i nuovi video, se no non vi arriva niente, non vedete niente. Quindi attivate. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight, il mio personale di Instagram e il sito, il link del sito meraviglioso, bellissimo, stupendo, www.acmilaninsight.com. Allora ragazzi, come sta Fikayo Tomori? Quali sono le possibilità, le probabilità di vederlo in campo sabato? Analizziamo anche rapidamente un po' i rischi e chi più ne ha più ne metta. Vediamo un po'. Allora, la situazione di Fikayo è molto semplice. Infortunatosi nel match di Coppa Italia contro il Genoa. È andato sotto i ferri, ha avuto un'operazione, ha ricevuto un'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro, che purtroppo l'ha messo un po' fuori causa e che purtroppo ci ha privato di FIC per varie partite dove vuoi o non vuoi un po' l'assenza si è sentita. Ma detto questo, ci si sarebbe aspettati che Tomori potesse rimanere fuori un po' più di tempo, almeno fino a, diciamo, alla decina più o meno indicativamente di febbraio. Sin da subito si disse che si provava a recuperare per il derby, ma era difficile, era più probabile nel match di Coppa Italia o con la Sampdoria. La riabilitazione procede bene, lui si sta impegnando tanto, sono testimoni le storie che continuamente posta sul suo profilo Instagram della riabilitazione e della fisioterapia che vanno bene, ma la grande notizia di ieri è che è rientrato parzialmente in gruppo, ha svolto parte dell'allenamento in gruppo per poi distaccarsi e proseguire il suo percorso riabilitativo e di fisioterapia. Certo è che non ci sarebbe nessun tifoso che non vorrebbe Fick in campo sabato. La questione però purtroppo è un po' più ampia e va analizzata in maniera un po' più dettagliata, in maniera anche un po' più lucida, perché spesso ci si fa prendere dall'animosità, dall'istinto, ecco. Allora, abbiamo perso già Chiesa per tutto il resto della stagione e non sapremo se e quando tornerà, come tornerà, in che condizioni sarà. Quindi per tutto il resto della stagione dovremo sorbirci Romagnoli e giocare con Tomori e Romagnoli. A questo va aggiunto che nel mercato di gennaio quel colpo che ci si aspettava del difensore centrale non è stato fatto se non consideriamo il giovane 2005 preso presumibilmente più per la primavera che per la prima squadra. Quindi ad oggi abbiamo Tomori, Romagnoli, Gabbia e Kalulu. Quattro centrali. Se il recupero di Tomori dovesse essere al 100%, allora io sono il primo che lo vuole in campo sabato, il primo, perché un conto è la difesa con Tomori, un conto è la difesa senza Tomori. Ma se non dovesse essere al 100%, io ho qualche dubbio sul suo schieramento in campo, me lo porrei. Ma non peraltro perché se dovesse riacutizzarsi il problema o se si dovesse fare molto più male,
affronteremmo questa stagione con Romagnoli, Gabbia e Calulu. Vabbè, a quel punto credo andrebbero a prendere uno svingolato, ma non avrebbe granché senso. E quindi calma. Calma, perché bisogna andarci coi piedi di piombo. Solo se recuperato al 100%, allora sì. Altrimenti, e questa è anche l'idea che hanno un po' da Milanello, si rischiererà e schiererà Tomori titolare solo se sarà recuperato al 100%, o perlomeno se non dovessero esserci problemi. Grandi problemi al ginocchio, perché al 100% non lo sarà mai per la condizione un po' persa dovuto a circa un mesetto di inattività. Però diciamo al 100% dal punto di vista del ginocchio, ecco, mettiamola così. Questo è quanto. In definitiva, giocherà solo se ci saranno tutte le garanzie del caso, altrimenti ci saranno ancora in campo Romagnoli e Calulu. Questo è quanto, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, rimanete sempre online per tutti gli aggiornamenti, tutti i video, tutte le notizie di Milan Inside su tutti i nostri profili, su Instagram, sul sito che è meraviglioso, su Facebook, su YouTube con i video, uscirà anche, se già non è uscito, dipende da quando vedrete il video, un approfondimento sull'arbitro del derby, sul signor Guida. E questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio, vi ricordo ancora una volta il like, iscrizione, campanella, tutti i profili social, il mio personale Instagram, il sito internet, quanto è bello Milan Inside, ragazzi, seguiteci, seguiteci. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan.